Daniele Pecci, attore romano, classe 70. Ha avuto un'attrazione fatale per il teatro sin da ragazzino, respirando l'odore e calcando le tavole del palcoscenico, mostrando così le sue doti di attore a tutto tondo, passando da Shakespeare a Pirandello, indossando magistralmente anche i panni di Don Giovanni e quelli di Cyrano. È innegabile, bravo attore, bravo regista, simpatico, bello, eclettico e piace al grande pubblico. Il risultato è semplice, Daniele Pecci è un attore con la A maiuscola. Alla volta buona, Daniele Pecci. Io ci sarò se tu vorrai. Questa volta fino all'infinito. Buon pomeriggio. Buon bel ritornato. Ok. Bene, bene, bello rivederti, accomodati. Grazie. Oh. E allora siamo pronti, si riparte con Cuori 2 domenica sera. Sì, è passato molto tempo, però siamo pronti. Io ti vedo, perché ci conosciamo un tuo tempo, e anche tu come me invecchi ma non molli. Un piede nella fossa. No, ormai. Ma che dici, Daniele? No, no. Hashtag la volta buona, commentate se avete domande per Daniele, c'è il nostro Fabrizio pronto a raccogliere tutto, e così come siamo pronti noi a far girare la nostra slot machine. Non ti preoccupare, non ti chiediamo soldi, niente. Ah, vabbè. Eri preoccupato? No, 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 non per i soldi. Per cosa? Non so, si sa mai che domande possano arrivare. Guarda, la slot parla, no, per tu, noi. Tu sei bravo, noi ci conosciamo da tanto tempo. Ma lì che ti devi preoccupare, Daniele. Proprio lì che ti devi preoccupare. Aia. Va bene. Slot! Partiamo facile, dai. Partiamo con lei, con Pilar. Sì. La protagonista insieme a te di Cuori. Sì, come no. E insieme ad altri, perché è una serie molto corale. Pilar, cosa vuoi che ti dica? C'è lei che ha voluto dirti qualcosa. Ah, ok. Ciao Caterina, intanto volevo farti i complimenti per il tuo nuovo programma. Spero, anzi mi autoinvito, spero di venirti a trovare presto. So che sei lì con Daniele e ti invidio molto, perché Daniele penso sia una delle persone più divertenti e più simpatiche che conosco, quindi lui doveva mantenere quest'aria da corvara molto serio, ma per farlo dopo allo stop doveva lasciarsi andare, e io per fortuna ero lì a ridere con lui, e quindi vi mando un bacio grandissimo e spero di vedervi presto entrambi. Ciao. Grazie. Ah, quindi la tua è tutta una pausa, Daniele, capito? Così fai anche un po' il tristone ogni tanto. Beh, insomma, quello è un personaggio che veramente ha un piede nella fossa, insomma, un po' strutturato, un po' più in là negli anni, molto serio, un primario. L'ultima puntata, di cardiologia. È rimesso veramente, guarda lì, male. Poveretto, guardiamolo insieme. Guardiamo un po' dove ci siamo fermati l'ultima volta, cioè l'anno scorso, e da dove si riparte domenica sera in prima serata su Rai 1. Devi chiamare Delia. Era preoccupata. Sì, ora la chiamo. È chiaro che se Daniele Pecci è qui, è resuscitato. No, potrei anche apparire sotto forma di fantasma. Attenzione! No, scherzo. 60 secondi e mi dici la verità, allora. D'accordo. Va bene. Fermiamoci così. A tra pochissimo. Io ci sarò se tu vorrai. Eccoci qui, sempre con Daniele Pecci, protagonista con Pilar Fogliati di Cuore 2, parte domenica sera la seconda serie, e l'abbiamo visto prima, praticamente moribondo,
lui ha detto, ma magari sarò un fantasma. Chi sarai, Daniele? Dimmi la verità, domenica sera che ci dovremmo... No. Molto malconcio, si ripresenterà nell'ospedale che ormai gli è stato tolto, di fronte alla donna che ormai non lo ama più, appeso ad un filo con lo spirito del conte di Montecristo che si vuole vendicare e riconquistare tutto. Qualche anticipazione ce l'abbiamo, eh? Ah sì? Sì, e non sei un fantasma, come hai voluto far credere prima. No. Sono felice di vederti. Mi piacerebbe dirvi la stessa cosa. Cesare, io ti ho mandato decine di lettere. Avrei notato che non ti ho mai risposto. Ho provato molte volte a dirti la verità. E poi non ho trovato il coraggio. E poi sei stato male, non c'è stato più tempo. Cosa vuoi che ti dica? Che mi dispiace che la mia cardiopatia abbia rovinato i vostri piani. Fosse stata fatale almeno. No, questo non è giusto. Ne abbiamo fatto di tutto per salvarti. La Sacra Rota ha risposto, il matrimonio sarà annullato. Ci saranno delle carte da firmare. Hai rovinato tutto per uno che ha scelto un'altra. Brava. Ma andiamo avanti con la nostra slot machine e dopo il faccione di Pilar vediamo quell'altra faccia e protagonista per Daniele. Prego, slot! Chi abbiamo? No, vabbè. Shakespeare. Il bardo. Beh, perché tu ami il teatro, fai teatro, sì. E ti voglio sbloccare un ricordo. L'ultima volta io e te ci siamo salutati davanti a un teschio. Oh, Madonna. Quel teschio, fatemi vedere la foto, testimonianza di quello che era successo. Eccoti. Quel teschio che tu guardavi quasi soddisfatto è cresciuto. Tanto che è cresciuto. È vecchiato. Che in maniera così palese Dario te lo lascia e noi ti chiediamo, tra il serio e il faceto, così, di partire da Shakespeare e finire con Lo scoprirai. Daniele Pecci, santo qui, cielo. Alla Volta Buona, solo per noi, in esclusiva, eh? Questo è un falso, eh? Daniele, questo ci avevamo, però, tesoro mio, dimmi. Nel senso che l'Amleto è talmente famoso che tutti pensano che durante il monologo dell'Amleto, essere o non essere, lui abbia il teschio in mano. Non lo vuoi? Lo piglio io. Leviamo. Lo tengo così. Quello viene dopo, viene... Oh, Madonna. Perciò ti voglio imbarazzare, cioè così. Essere o non essere, questo è il problema. È forse più nobile soffrire nell'intimo del proprio spirito le pietre e i dardi scagliati dall'oltraggiosa fortuna? Ma ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me. Mon amour, mon amour. Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me. Buon amor, amor, ma chi baci tu? Disperata è anche la cera, vengo per rubarti la scena. Ehi, garçon, un'idea. Che mi fate fare? Quando torni a teatro, senza buon amor. Io sono sempre in teatro, anche quest'anno ho debuttato con uno spettacolo nuovo. Corro di qua e di là, corro, però insomma il teatro ha sempre una posizione primaria. Quest'anno sono in giro con uno spettacolo che si intitola Divagazione Delizie, un testo bellissimo, non posso dire che lo spettacolo sia altrettanto bello perché lo fai tu. L'ho tradotto, l'ho diretto e l'ho interpretato, quindi sarebbe, c'è un conflitto di interessi certo. Grande. Però racconta degli ultimissimi giorni di vita di Oscar Wilde, poco prima di morire, esule a Parigi. Enorme. Tutte cose allegre, malato. Daniele. No, ma racconta delle cose molto divertenti, perché Oscar Wilde lo conosciamo, una grandissima ironia, il pubblico ride moltissimo. Sì, però anche lì stava per andarsene. Stava per andarsene, ma tutti ce ne andiamo, non è detto che sia un guaio. Slot, vi prego, su questo ritorniamo alla slot. Dopo Pilar, dopo Shakespeare,
Chi c'è per Daniele? Vabbè, Elena Sofia Ricci, con lei hai lavorato che eri un ragazzino? Beh, insomma, non ero un ragazzino. Ero molto più giovane di adesso, però non ero un ragazzino. Eri già grande. Ma quanti anni hai, Daniele? 53. Ah, alla fine pure tu. Sono una ragazzina, scherziamo. Guardiamolo. Guardiamo. Già che sono qua, ti auguro tanta felicità con tuo marito. Grazie. Gentile per essere un bifolco. Io mio fratello non lo sopporto. È un prepotente. Tu non ti arrendere. È inutile. E non voglio creare a mia madre altri problemi. E soffre già abbastanza per come la tratta papà. Beh, a dire la verità, anche mio padre non è molto affettuoso con me. A volte mi sento non accettata. Mi scusi, Franca, se le faccio questa domanda, ma perché il giorno del matrimonio di fronte alla chiesa lei ce l'aveva così tanto con Anna e Herman? Mi dispiace che mi abbia conosciuta proprio in un momento del genere, ma ho perso il controllo e... Non ci speravo più! Come potevo perdermi il matrimonio della mia amata sorellina? Noi rivediamo tutte le donne di orgoglio con le quali Daniele Pecci ha lavorato e vorremmo un commento su quelle che ti stavano più simpatiche. Allora, stanno passando la pensione, abbiamo visto Barbara D'Urso e ancora Lucrezia Lante della Rovere. Prima abbiamo visto anche Caterina Murino, no, torniamo alla Sofia Ricci. Come si può dire una cosa del genere? Sarebbe fare torto a qualcuno. Con la D'Urso abbiamo girato proprio pochissimo, mi pare o una o due scene, però con Elena abbiamo fatto tutta la serie, che era lunghissima, ma poi siamo stati anche amici dopo, quindi con si è creato Cristiana, un rapporto. Con Gabriella, insomma, sì, si è creato un rapporto bello, di amicizia. Abbiamo sempre riso molto. Bisogna essere molto bravi sempre professionalmente o avere un buon carattere per andare d'accordo poi. Ma con secondo me entrambe le cose. Set. Quando uno è, secondo me, è bravo professionalmente, sa anche stare sul set, sa anche stare con gli altri e quindi il rapporto è pacifico. Io devo dire, sono sempre andato d'accordo con tutti. Bravo Daniele, non hai mai litigato con nessuno. No, mai. Ma beato te. Pronto chi è? Pronto? Buonasera signora. Buonasera. Allora, il nostro gioco telefonico è pronta a rispondermi in maniera esatta sulla fiction dove Daniele Pecci è protagonista. Si partirà domenica sera con la seconda serie di Cuori 2. Sono 12 episodi e domenica sera potremo vedere i primi due. Studiato bene? Esattamente. Allora, signora, come si chiama? Francesca, come la mia sorellina. Allora, prima di sposare il dottor Cesare Corvara, con chi era sposata la dottoressa Delia Brunello? Era sposata... Abbassi un po' la TV così mi ascolta meglio. Fidanzata. Con chi era fidanzata? Con Alberto Ferraris o con Enrico Mosca? È buona la prima? Alberto o Enrico? Alberto. Ed è Alberto! Sì, è buona la prima. Alberto. A casa direttamente il cofanetto, sono molto contenta, Francesca. Mi raccomando, domenica sera, Cuori 2 con Daniele Pecci e tantissimi altri però personaggi che stanno arrivando. Sì. Guarda, siamo almeno una quindicina di attori che ci siamo sempre. Bene, grazie, ci vediamo allora domenica. Grazie.